bentornati sul mio canale. Come saprete sono 2-3 settimane che sono in vacanza e 2 settimane da che sono arrivata al mare. E devo ammettere che mi sto godendo le vacanze e non sto filmando molto, quindi vi chiedo scusa. Però, come avrete detto dal titolo di questo video, questo è un nuovo mashup, perché qualche cosa ho filmato, qualcosa di particolare, anche perché le mie giornate qui sono molto monotone. Ma non vi preoccupate, sto cercando di fare un video sulle mie giornate qui al mare, che dovrebbe essere interessante e magari anche utile, quindi con calma ci arrivo. E quindi ho voluto mettere insieme in un video 3 cose che ho fatto di particolare, che penso vi possano piacere, essere utili, insomma. Quindi inizio questo video con la gita in barca che abbiamo fatto delle 5 Terre, anche se per qualche motivo non vedrete molto di quello che è successo. Vi faccio vedere una maschera che, prima che mi diciate su che io vi conosco, so che avrei dovuto fare tipo le cose di vapore per aprirmi i pori, ma non lo sapevo, non c'era scritto sul libretto delle istruzioni della maschera, quindi non l'ho fatto e infatti non ha funzionato molto. Però ne ho un'altra che devo fare e questa volta la farò cercando di aprire i pori. Scusate i miei capelli. E poi per finire un unboxing, che non è un unboxing, è un shopping haul di quando sono andata a fare shopping a Barberino, che è un outlet tipo MacArthur, quello con le casette. E vi voglio far vedere cosa ho comprato, anche se non è niente di fitness, niente di palestra, di sport. E infatti, vedremo come considerate il mio stile. Io vi saluto qui. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Questa mattina i miei hanno voluto fare una sorpresa a tutti e andremo a fare il giro della Palmare, di tutte le 5 Terre, Tino, Tinetto, non so che cazzo siano. Quindi per fortuna avevo portato la fotocamera e quindi vi porterò con me in questa giornata sulla barca. Il problema è che io soffro di mal di mare, quindi il pensiero di passare tutta la giornata qui mi viene male. Aiuto! Houston, abbiamo un problema. Houston, dove sei? Dove sei? Torna qui. Ciao, ciao. Lì c'è il mio scoglio, il mio scoglio. Ciao, scoglio. Volo in acqua, quella è la grotta Byron, quella è il castello di Porto Vele. Quella è mia sorella che vuole parlare. Questa sono io che volo in acqua tra poco. Ho una grazia in questo momento che proprio Chanel, spostati. Aiuto. Pesciolini, cosa guarda? Stiamo per attraccare a Vernazza. Eccola. Ah, un po' di venticello. Sembra io che pesco dall'armadio. Letteralmente spanciata sulla barca per fare questa ripresa. Ho dormito tutto il viaggio. Adesso siamo a vicino Vernazza e ci tuffiamo. Ci si tuffa? Ci si tuffa? Un sì o no? Ferma. No, no, ha voglia. Ho paura del pranzo.
Non mangi? Ah, non ero io che devo star male. Boh, io non lo so se pranzo, io ho fame. Ho già fame ora. Ho appena fatto bere io. Pensavo peggio questo mare. Ar, capitano. Lancio sufficiente si può saltare la battagliola, se no la scavalchi e salti dal bordo. Ma non tanto per dire più comodo. Sì, secondo me assistiamo a una scena pietosa di un volo. Cavalchi anche con l'altra gamba. Sì, consiglio. Scendi dalla scaletta. Oh, chi sei? Sì. Chiudo? On off dov'è? Qua. Spengo. Sono le 6 e non ho mai sognato così tanto di toccare la terraferma. Siamo partiti stamattina alle 9, siamo stati fuori fino adesso. C'è una mancanza di video assurda perché la fotocamera era in cambusa e scendere in cambusa è un'esperienza che non auguro al mio peggior nemico. Scendere là sotto, se non si è abituati, è orribile. Quindi è rimasta lì. È rimasta lì tutto il tempo insieme a tutto il resto. E quando dico tutto il resto intendo anche il pranzo, le merende. Sono riuscita tanto a fare quella del mattino, ma sono le 6 e non ho ancora pranzato. Sto malissimo. Adesso torniamo a casa e ho fame, quindi sicuramente mangio qualcosa. Sono le 6, posso fare un pranzo merenda. Vai in cambusa. No, ma stai scherzando? La cambusa è tipo il luogo della morte. Cioè tu sei lì che scendi, sei sano, esci e vuoi vomitare l'anima. Bleh. No, Jimmy, non me lo ricordare, su e giù, ti giuro. Lo so, tesoro, il telefono è sempre stato in cambusa. Ti giuro, per me, io ci passavo davanti, brividi. Cibo. Adesso, qui, ora. Ah. Buon appetito. Ah, sì. Riso, tonno, avocado, pomodorini, zucchine, carote. Ah, cibo. Ciao, incomincio a vedermi per quello che sono, magrebina, cioè non so se rendo, no, non rendo. La fotocamera sinceramente non rende. Comunque, dopo che siamo tornati, ho pranzato, alla fine non pensavo di mangiare tutta la schiscetta, ma avevo troppa fame, quindi l'ho mangiata. Correvano le ore 6 e adesso sono le ore 8 e andiamo a cena. Non lo so, cioè ho fame, ma non ho fame, non ne so di più. Comunque mi sono lavata nel frattempo e truccata. Devo dire che con questa abbronzatura i colori risaltano molto. Secondo me ho origini africane, ma non lo so. Questo vestito che dalle foto tipo sbrilluccica il fluo. Sì. Il giorno buono che non pagavi davvero oggi. Eh sì, ne abbiamo preso. Ma secchino, va bene? Ma guarda, lei ha preso molto. Lei non se ne no, parla. No, lei... When you wait for food like... Muscolo e la marinara. Qui. Sorry. I muscoli! E una cosa cruda. Allora, insalatina di polpo e patate. Salmone piccato. Cibo, tutto cibo. Poter mangiare il re senza l'ansia dell'esame. Dopo che mi sono sbattuto tutto il giorno, si lascia mangiare? E li fai? Certo. Fritto se non sbaglio. Certo. Fritto solo toco. Solo di crunch. Mi serve una forchetta? Sì, arrivo uguale.
La ragazza di mio fratello ha provato queste maschere, che dovrebbe fare una maschera nera che poi si toglie. L'ho sempre vista su Instagram, ho sempre voluto provarla, quindi adesso vediamo come si fa. Allora bisogna prima lavare il viso, fatto. Metterla, mettiamola. Ok. Come si fa sta roba? Non voglio sporcare tutto. Ops. Sei tipo di Vinavilla. Anzi, non è che questa roba mi distrugge il viso. Giuro che se mi toglie l'abbronzatura. Con la videocamera. Parlo con i miei amici. Sì, ah. Mi sono chiusa a te, fuori in terzo. Hola, mamma, verrei volentieri a liberarti, ma sono leggermente impossibilita. Chiama qualcuno. Qualcuno vada a liberare la mamma, è chiusa fuori in terrazzino. Secondo me qualcuno è venuto, è impossibile. No, mamma. Ma come no, mamma? Guarda che è chiuso bene. Nessuno viene. Dai, per favore. Aspetta, mamma, io non posso in questo momento. Ma che non puoi dire? Gliel'ho detto, non mi cagano. Fabio mi hai chiuso tu. Che era già poco chiuso. Sì, che mi hai chiuso. Mamma. È aperto. Ma non riesco. Tira. Ma tira da solo per questo. Aspetta. Normale amministrazione. E tu Silvia mi fai vedere? Entra. Piano che c'è sulla sedia. Un signore. E adesso pulisco. Un signor. Guarda. La foto. Si mette sulle sopracciglia. Ragazzi, mi stacca le sopracciglia. Che ansia. Boh, la tizia non ha sopracciglia, uffa. Ma cosa stai pitturando? Si può ascoltare? No, sto pitturando un attimo. Vabbè. Torna più tardi. No! Ecco, mi sa che ho rovinato tutto. Sexy lady. E adesso devo stare così 25 minuti. Che ore sono? Non mi chiedete di chi è, di che marca è, perché non ho la più pallida idea. L'ha presa la fidanzata di mio fratello in Ungheria. E quindi questo non è in alcun modo una sponsorizzazione di una di queste maschere. Che non so neanche dove prenderle. Mi sto soltanto divertendo. La state togliendo? Ehi, considerate. La tolgo? Questa è una tortura comunque, non è uno strumento di bellezza. Si sta scollando. Che figata. Se quando da bambino facevi con il Vinavil te lo mettevi sulle mani? No, lo faccio ancora. Lo fa ancora. Tu hai il Vinavil? Sì, ma qui non si vede niente. Ah, mi sento proprio più depurata. Ah, che figo! Ah, per la sensazione. Comunque quello che fanno vedere è che hanno i punti bianchi dopo. O devi averne davvero tanti, se non si dà la mazza. Secondo me toglie niente. Secondo me è divertente, basta. Una cazzata. Che figo. Sul peli non si attacca, quindi si deve andare a lavare. Bene, il risultato è che è una cagata pazzesca. Questi che avevo sono rimasti. Non abbia niente. Vabbè, figo però. Scusate l'intromissione. Volevo chiedere scusa per l'audio nel video che sta per arrivare, perché so che c'è casino, so che si sente un rumore della strada. Probabilmente si stanno sentendo anche ora, però ho chiuso le finestre mentre in quella avevo le finestre aperte. Non lo so, sto testando questa casa. E piano piano ce la posso fare.
troverò la location adatta. Ok? Ho trovato questo costume marrone che ha la coppetta che non so se dovrebbe essere imbottita, in realtà ci sono gli spazi ma non lo è questa, mancano le imbottiture, ed è a forma di reggiseno con la mutandina semplice, molto basic, tipica di Calzedonia. E se posso aggiungere, questo è molto intelligente in quanto la fibietta non è in mezzo ma è a lato, quindi quando uno si stende non ha questa cosa in mezzo alla schiena, e spero che voi mi capirete perché io ho sempre avuto questo problema che dà fastidio, e perché sta a lato, quindi uno si può stendere in tranquillità. Poi ho trovato questo costume, che poi è quello che sto indossando, rosso, triangolino molto semplice, arricciato, con annessa mutanda rossa arricciata, e sempre dello stesso genere ho preso questo costume con motivo floreale. Di questo non ho trovato sotto, ma penso di abbinarlo benissimo con la mutandina rossa arricciata. E poi ho preso una mutandina nera che non c'entra niente con il resto di quello che ho preso, però mi piaceva molto il fatto che va queste tre striscioline, e anche se ha dei colori che non si abbinano, bene o male troverò qualche abbinamento, anche con soltanto con un reggiseno bianco e una nera, secondo me ci sta benissimo. E poi vabbè, ho preso un paio di mutande. Easy, semplice, io prendo sempre brasiliana, questa è un po' particolare perché ha il pizzetto davanti ed è liscia dietro, ma mi piacciono morire. Questo, costumi. Fino a che non avevo trovato i costumi, non avevo trovato niente. Dopo i costumi ho cominciato a trovare tutto. Infatti poi sono andata in un negozio chiamato Floreisa. Ho comprato questo, che è la cosa più inutile che potete mai pensare, perché è un giacchino senza maniche. Quindi Jimmy mi guarda e mi fa: sì, ma cosa ti serve? Io gli ho risposto: niente. È praticamente inutile, però mi piace perché dà colore, magari ha un abitino bianco come quello che sto indossando ora, e gli dà questo stile un po' più magari da sera. Questa l'ho pagata una miseria, l'ho pagata 12 euro, quindi sono davvero felice. E poi sempre in questo negozio ho trovato il completino più bello che potessi mai immaginare. Questo è un po' il mio genere, un po' il mio stile. Non mi faccio vedere spesso in vestiti normali, mi vedete sempre vestita sportiva da palestra, però io ho uno stile molto 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 femminile. Questi vestitini un po' retro, un po' vintage, non ho un genere, una moda, uno stile. Mi piace questa roba, non so come potrei chiamarlo, potrei definirla. Ed è questo vestitino che sto facendo vedere adesso, che è una gonna con maglietta, in realtà non è un vestito, è una maglietta con questi tipo sulla spalla e sul braccio, e poi questa gonna tagliata simmetrica, stile tovaglia. Ho visto che vi è piaciuto tanto, quando ho messo la foto su Instagram, e a me è piaciuto tantissimo questo completo. Anche perché tutto il completo l'ho pagato 40 euro, quindi secondo me è un ottimo affare. Poi siamo entrati da Luigi Uomo per Jimmy. Si prova una felpa, io la guardo, lui mi chiede come mi sta e io la voglio. Quindi mi sono comprata una felpa e ho voluto regalarla anche a Jimmy. Quindi adesso abbiamo la stessa felpa uguale, saremo dei piccoli gemellini e sono contenta, bellissima. A me calza pennello, ho preso una S e l'ho pagata soltanto 22 euro l'una, quindi presso una felpa 100% cotone è fantastica. Ecco, una cosa che ci tengo a dire è che io punto molto sulla qualità, soprattutto per i vestiti invernali. Sugli estivi me ne frego relativamente, tipo la giacchina quella lì è tutto pure elastane, tutto elastane, non mi interessa perché tanto non ha una funzione se non quella di abbellire. Per me invece i vestiti invernali hanno la funzione di tenermi al caldo. Preferisco spendere di più o comunque guardare la qualità e investire in 100% cotone, in lana, materiali del genere, piuttosto che in materiali tipo poliestere che non tengono caldo e dei quali tipo mi devo mettere 8 strati d'inverno, quindi diventare una specie di omino Michelin per poter riscaldarmi. Da Havaianas ho preso queste sobrissime infradito a sandalino, le ho pagate 17 euro e mi sono piaciute, ne avevo bisogno, sono perfette per quando sei al mare, per giri per la città, ne voglio di metterti il sandalo un po' più elegante, non lo so, mi piacevano, le ho prese. Ho rotto due sandali nell'ultimo periodo, quindi ci sta.
E poi basta, in realtà per me ho finito qui. Anzi, da Calcedonia ho preso anche un pigiamino, ma ve lo risparmio. Sì, piano. Silvia nonna c'è sempre, ragazzi. Poi una cosa che voglio far vedere è un regalo che ho trovato per mio fratello. Mio fratello è appassionato di BMW e da Puma hanno fatto queste maglie per la BMW. Quindi è Puma for BMW. BMW for Puma. Beh, una delle due. Quindi mio fratello è appassionato e l'ho trovata e mi piace, mi pareva un bel regalo, così, dal nulla. Penso che lo apprezzerà. E poi c'è un regalo lì dietro per Veronica, però non ve lo posso far vedere perché probabilmente questo video uscirà prima che riuscirò a darglielo. Quindi, vero, mi dispiace, rimarrà con dubbio. Questo unboxing shopping haul finisce qui. Non so quanto spesso o se mai rifarò una cosa del genere, perché comunque secondo me lo stile, la moda, i vestiti, lifestyle sono molto una cosa personale. Spero che vi sia piaciuto. Ciao, 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 ciao. In questo video, se non erro, non avete visto Luna. Ve la faccio vedere ora. Oh! Tipica posizione da gatto stanco. Perché dovete capire che sì, io sono in vacanza, invece Luna qui lavora. Fa un lavoro duro nella vita, vero Luna? Che lavoro fai? Ah, ah, questo? Oh, oh, ok. Beh, ma che lavoro è questo? È un lavoro? Sei pagata per questo? E adesso? Ok, 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 basta, basta. Aiuto, aiuto, aiuto. Vedi che non sei poi così tanto carina e coccolosa? Saluta. Saluta YouTube. Saluta YouTube. Luna. Salutali. Ma non così. Poi non sul cavo. E il cavo no, Luna no. Luna? 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 Saluta YouTube. Aiuto. No, aia. Bene, bene. Ti odio, umana. Fammi dormire. Sono anch'io in vacanza. Cosa batti lì? No, il cavo. Ciao. Ciao gatto. Incazzata, incazzata, incazzata. Aia. Moscerino. Ciao. Ciao. Ok, ciao, ciao, ciao.